Buongiorno a tutti. Sono al cospetto di queste bellissime montagne, il Sasso Lungo, il Sasso Piatto qui sulle Dolomiti. Ci si sente veramente molto piccoli, ma ancor più piccoli sono alcuni animali che si muovono lungo questi versanti. Ad esempio le marmotte. Qui c'è un sentiero alle mie spalle che porta proprio a questa tana. Forse qualcuno di voi la sentite far riecheggiare il loro grido d'allarme in queste vallate. In questo modo qui. Ma ancora più furtivi sono alcuni animali che si muovono in mezzo all'erba alta, come le donnole. Mustela nivalis, il nome scientifico, sono dei piccoli mustelidi, appunto, degli animali con il corpo affusolato, le zampe corte, che si intrufolano in mezzo all'erba alta facendo degli agguati formidabili. Infatti riescono a prendere delle prede che sono a volte grandi proprio come loro. La donnola preda soprattutto roditori, a volte anche uccelli, ma prevalentemente dei topi. Se facciamo attenzione quando ci muoviamo su questi prati, possiamo scorgere le cime dell'erba che si muovono. Guardando attentamente potremmo proprio guardare uno di questi bellissimi animali in caccia. Ho avuto la fortuna di vedere pochi minuti fa questa bellissima scena in cui il predatore va a catturare un roditore. Sono degli animali formidabili, dei cacciatori formidabili che di questi territori hanno fatto la loro casa. Per oggi abbiamo concluso, vi auguro una buona avventura e mantenete sempre alta la vostra attenzione, perché il mondo naturale è tutto quanto intorno a voi. Sta a voi osservarlo e guardarne le bellezze. Buona avventura a tutti, ciao! Everybody searching.